Devo ricordare che la Regione Siciliana ha una situazione complicata sull'argomento biblioteche, perché è una regione a statuto speciale. Quindi dal 1975, con la legge regionale 66-75, le competenze su biblioteche e archivi sono state trasferite alla Regione Siciliana e non direttamente al Ministero. Questo, ho usato il termine complicata perché non voglio dire che sia difficile, che sia trascurato o meno, è complicata perché dobbiamo perequare le attività che possono svolgersi in favore delle biblioteche al bilancio della regione, non al bilancio dello Stato. È una discrepanza di funzionalità, diciamo, nell'ambito degli enti locali, per cui abbiamo avuto in passato una fase felicissima che è andata tra gli anni 80 e il 2000, che ha visto la Regione Siciliana essere la prima regione d'Italia a presentare lo schedario informatizzato delle biblioteche attraverso SBN. Quindi l'aggiornamento dell'annuario delle biblioteche italiane fu presentato nel 1997 nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, proprio perché fu scelta la Sicilia come regione pilota per questo esperimento. Poi questa fase ha subito, diciamo, dei freni, delle difficoltà, ma probabilmente adesso si riesce a recuperare. Si riesce a recuperare, infatti l'assessore Tusa ha aderito entusiasticamente a questa iniziativa e lo fa attraverso due istituzioni fondamentali che sono omologhe dell'ICCU, omologhe dell'Istituto Centrale Catalogo Unico delle Biblioteche e quindi la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, diretta dal dottore Pastena, che è il nostro istituto di conservazione e di promozione delle attività catalografiche, nonché la nostra sovrintendenza dei beni culturali. La sovrintendenza ha il compito di tutela. Le biblioteche storiche, le biblioteche particolari come necessità, anche questa, vedono l'intervento della nostra sovrintendenza per quanto riguarda la scientificità, per quanto riguarda il restauro, per quanto riguarda appunto le applicazioni delle norme di tutela. Quindi diciamo, la nostra amministrazione compete un po' meno l'aspetto di promozione rispetto all'ente locale, ma è sicuramente sulle attività di censimento, di ricerca e di supporto che fa Mamma Regione, da questo punto di vista, che si possono costruire le attività successive. In questo senso le nostre porte sono aperte, la Biblioteca Centrale è diventata un partner ormai usuale di iniziative come la Via dei Librai, così come la nostra sovrintendenza è indefessamente impegnata in tutto l'ambito della città metropolitana, chiamiamola così, non più provincia, ad aiutare le piccole biblioteche nelle loro attività, nell'avvio e anche, per quello che ci compete in particolare, la conservazione dei fondi antichi. E quindi siamo ovviamente partner del tutto.